Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo video della nostra carriera allenatore con la Fiorentina. E già da subito lasciate un bel pollicione in su per continuare a supportare questa serie. Se volete sapere quando è arrivata questa fantastica serie, vi consiglio di andare a vedere il video che è uscito ieri. Anche se questo video, questo della carriera, dovevo uscire ieri in tarda sera, cioè in prima serata, ma ho avuto parecchi impegni perché devo far qualcosa prossima settimana che vi andrò a svelare tra poco. Cioè tra poco, non in questo video, ma comunque tra qualche giorno. C'è una sorpresa assurda, è anche l'anniversario, il nostro quinto anniversario insieme sul canale. Quindi rimanete sintonizzati, non oggi ma giorno 26. Comunque raga, quest'oggi sappiamo che abbiamo le sfide contro la Roma, poi la SPAL e poi la Lazio. Non so se le farò tutte e tre raga, perché devo portarvi un altro video successivamente, dato che stamattina ho avuto una visita parecchio importante e mi ha fatto perdere davvero tutta la mattina. Non sono riuscito a registrare prima, quindi non so se farò due o tre partite, dipende da come andrà la prima e anche la seconda. Comunque, allenamenti, vediamo chi è stato votato come giocatore del mese. Il giocatore del mese è Benassi della Viola, quindi il nostro Marco Benassi con i suoi Eurogol è riuscito a vincere questo premio. Adesso allenamenti e poi andiamo a giocare con la Roma. Vediamo se crescerà qualcuno. Cresce soltanto Bustos, ma va bene così. La nostra riserva di Bruno Gaspar, che non è brasiliano ma portoghese, e mi scuso per l'errore, ma la cosa che mi chiedo è: perché in 20 minuti e passa di video la gente si focalizzi a commentare solo su una cosa? Cioè, scrivetemi che ho sbagliato, ma ditemi anche dell'altro. Perché se in 22 minuti di video tutto il resto non vi importa, vi importa soltanto l'errore, fatemi notare anche che il video vi è piaciuto in generale, o comunque che c'era qualcosa che non andava o altro, perché altrimenti lo faccio apposta. Metto sempre un errore e così voi commentate su quello, almeno la gente commenta. Comunque provate a capirmi. Allora raga, avviciniamoci alla sfida contro la Roma. È arrivato un aggiornamento da Ojeda, uno dei nostri osservatori. Comunque abbiamo già un ottimo over, l'84. Vediamo, allora, vediamo che giocatore è andato a trovare. Siamo in Italia, mamma mia, che... attenzione, Stefano Santoro, che potrebbe essere interessante perché ha 16 anni, totale da 51 a 69, potenziale da 69 a 53, e ha comunque un valore già accettabile. È un centrocampista barra ala o attaccante. Io andrei a modificare il budget e lo ingaggiamo, quindi vediamo che tipo di giocatore è. Prossima settimana, quando c'è la pausa per le nazionali, andranno via Eysterik, Cristoforo, Simeone e Marco Benassi, che è stato convocato in nazionale. Raga, hanno 58, pensavo fosse già 69. È un COC, ok? Quel ruolo che non vi dico che ci manca, però un COC giovanissimo da buttare nella mischia potrebbe servirci. Poi è nostro ed è il nostro settore giovanile, quindi inizia a formarsi, è il primo giocatore, però inizia a formarsi il nostro settore giovanile italiano, come lo volevamo. Ovviamente non lo mettiamo neanche in prima squadra adesso, perché sono delle partite importanti, però nella pausa della nazionale, dato che vanno via alcuni giocatori nazionali, lo aggregheremo alla prima squadra e poi vedremo di buttarlo anche in panchina per la sfida contro la SPAL. Comunque raga, la formazione per me è la super titolare. Torna però il nostro portoghese Bruno Gaspar, lì sulla destra. Chiesa non prenderà parte al match perché è infortunato, quindi adesso sistemo rapidamente il resto e poi cominciamo. Raga, è tutto pronto per Fiorentina-Roma. In tanti mi hanno richiesto la presenza in campo di Dragoschi, dato che sarà il titolare per il prossimo anno, o almeno di allenarlo il più possibile, e verrà fatto già nel prossimo allenamento. Comunque, Sportiello, Tagliafico, Nassis, Savic, Gaspar, Veretù, Benassi, Sisto, Eysterik, Saponara e il Ciolito Simeone lì davanti. Fiorentina-Roma, andiamo a giocare. Lo so, sei mancato un po' a tutti. E sono sincero, sei mancato un po' anche a me. Dall'Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina-Roma. Gara fondamentale per noi, perché a Roma, nonostante abbia cominciato il campionato in una maniera davvero bruttissima, si trova nelle ultime posizioni della classifica, davvero non ci crede quasi nessuno, e taggate Sick Wolf qui sotto. Quest'oggi affrontiamo una di quelle squadre che ha voglia di rifarsi davvero tantissimo. Giocherà davvero col sangue agli occhi, avrà una grinta agonistica pazzesca. Noi dobbiamo essere bravi a chiuderci, non fargli fare il loro gioco e ripartire. Dobbiamo provare a giocare da grande squadra. L'Inter al sesto posto, non so perché inquadrano loro. Comunque noi siamo quarti a 21 punti. Ecco qua Nainggolan con la sua crestina. Ecco qua Mister Kunis, raga, per me possiamo immediatamente cominciare. Battuta 2 che vi ricordo si fa premendo L2 e si comincia. Simeone subito per Eysterik, il francese fino in fondo. Eysterik la mette in mezzo per Sisto, che non
ci arriva. Nainggolan fa una chiusura pazzesca. Poi il Ciolito anticipato da Kolarov. Bravissimo Tagliafico, anticipa Salvio. Adesso pione Sisto, prova a saltare l'avversario, la mette dietro molto bene da Benassi, anticipato dal Ninja che si è ripreso dall'infortunio, quindi riparte la Roma con Schick e poi Salvio, nuovo acquisto della Roma. Attenzione Salvio, fino in fondo la mette sul secondo palo, c'è Bruno Gaspar che riesce a chiudere. Attenzione, la palla rimane lì, De Rossi ci prova e si oppone Savic. Intervento che vale come un gol. Va a ripartire con Saponara, poi Benassi di prima, dentro da Heiseric che prova a girare Kolarov. Dietro da Benassi, Benassi centralmente la Saponara, la Fiorentina vuole ragionare, non vuole accelerare i tempi. Qui Sisto si muove bene, la palla è per con l'esterno da Tagliafico che se la butta avanti un paio di volte. Tagliafico fino in fondo, la mette un secondo palo per Heiseric. Perché ce l'ho Bonto titolare? La Roma è impazzita su FIFA, Benassi la mette dentro, di testa Nastasic. Rischia di segnare il gol dell'1-0. Quando è Bruno Gaspar, centralmente sbaglia, però poi va a recuperare il numero 76, il portoghese. Vuole provarci Lobont, si oppone ancora. Benassi con la punta, Saponara per il momento di Heiseric, prova a lanciarlo, bella palla, il francese, Heiseric col destro. Ci siamo divorati l'ennesimo gol di questa gara. Heiseric per poco non porta in vantaggio allo scadere del primo tempo la Fiorentina con questo destro al volo. Saponara qui la palla dentro per il Ciolito. Simeone si gira bene con l'esterno, va Sisto, pione Sisto, può mettere un secondo palo per Heiseric anticipato. Ed è calcio d'angolo, batte Benassi, il miglior giocatore del mese della Serie A. La palla arriva fuori, Saponara, Sisto deve appoggiarla fuori, Veretù col mancino. Che brutta conclusione. Il mister ha le idee chiare. Fuori Sisto ed Heiseric per Gil Dias e Zecnini. Cambiamo i due esterni. Saponara, la palla per Gil Dias. Gil Dias non sa chi darla. Allarga da Veretù, Veretù per Bruno Gaspar. Molto bene, può andare Gaspar fino in fondo. Può metterla in mezzo, un secondo palo per Gil Dias. Era sul primo palo. Palla in calcio d'angolo, è appena uscito Nainggolan e la Roma per Strootman. Calcio d'angolo, Benassi sul primo palo, non ci arriva nessuno. Ancora Benassi, la rimette in mezzo per Tagliafico, esce il portiere, poi al volo Veretù. E ancora Lobont, prova a prenderlo tutto, Gil Dias molto bene, ancora per Saponara, che può andare rincorso, ne ha 4, anzi 3 attorno a sé. Ancora Saponara, Juan Jesus, e poi Saponara recupera, Zecnini, prova la finta contro Karsdorp, Zecnini fermato, lotta ancora il piccoletto, palla poi recuperata dalla difesa. Può andare Gil Dias, è fresco rispetto a Kolarov, Gil Dias la finta, può metterla in mezzo per Zecnini, ancora anticipato. E riparte la Fiorentina con Patrick Cutrone, che è appena entrato per Simeone, che era un po' stanco, qui sbagliamo la ripartenza. Adesso Cutrone per Zecnini, prova a distendersi, Zecnini, c'è il lancio lungo per Saponara. Adesso arriva Gil Dias, ha la palla sul sinistro, Lobont, e poi Zecnini non ci arriva, viene sovrastato fisicamente. E finisce qua, perdiamo un'occasione, perché la Roma in queste condizioni era davvero irriconoscibile e non siamo riusciti a purgarla, nonostante abbiamo tirato veramente tanto in porta, cosa che la Roma non ha praticamente fatto, perché il nostro centrocampo è stato bravo a chiudersi e la nostra difesa a non far ricalzare. Però non è arrivata la vittoria ed è una cosa che a me dispiace abbastanza, e con quel Lobont in porta, guardate le statistiche. Raga, mi dispiace tanto perché avevamo un'altra super occasione, però sta cosa di ste nazionali super forti, ma almeno fatemi arrivare delle offerte dalle nazionali scabrose e poi io decido se magari accettarle per fare un percorso. Ma se già dopo una settimana che faccio allenatore mi arriva la nazionale dell'Uruguay, l'altra volta cos'è arrivata? Un'altra nazionale importantissima, forse l'Argentina è arrivata, se non sbaglio, non mi ricordo in questo momento. Comunque, allenamenti e poi ci avviciniamo piano piano alla sfida contro la Spal. Primi allenamenti post Roma, cresce Lucas Boyer, sono molto contento di ciò. E stiamo iniziando ad allenare anche il giovane Santoro, che se si chiama Simone dovete iniziare a fare lo screen e taggare quel simpaticone di YouTube, di YouTube fa cagare. Si chiama Stefano, quindi non taggato. Sarà il cugino di Simone sicuramente. Comunque raga, andiamo avanti dopo gli allenamenti. La sfida contro la Spal è da vincere a tutti i costi, perché purtroppo questo pareggio, vediamo se ci fa allontanare dalla zona alta della classifica, anche se non penso, perché la classifica continua a essere bloccata lì. Sì, adesso hanno giocato tutte, siamo ancora al terzo posto in classifica a 22 punti, pari punti con il Milan, e a un punto da noi ci sono Bologna e Lazio. Adesso andiamo a fare gli altri elementi, vediamo se crescerà qualcuno in questa terza sessione di questo episodio. E cresce Zecnini.
69 di overall per lui. Comunque raga, andiamo ancora avanti. La Costa d'Avorio in pensiero per Traoré. Tipo questa è un'offerta da una nazionale semi sconosciuta, cioè una di quelle non importanti, e rifiuta. Anche se sinceramente andare a allenare l'Arabia Saudita e portarlo al mondiale poteva essere davvero una gran cosa. Comunque raga, avviciniamoci alla sfida contro la SPAL. Ormai è il giorno della partita. Si va in Emilia Romagna, precisamente a Ferrara. Le maglie... metterei la rossa loro, la rossa contro la nostra viola. Tempo nuvoloso, sistemo la formazione e poi andiamo a giocare. Raga, abbiamo avuto un paio di problemi con il contratto di Stefano Santoro. Purtroppo non è riuscito a firmare perché avevo un impegno scolastico. Quindi lo porteremo in prima squadra dopo la partita contro la SPAL. Mi sono semplicemente dimenticato, potevo dire questo. Comunque, SPAL Fiorentina, questa è la formazione. E come state vedendo stiamo giocando col 4-3 offensivo, quello che mi avete consigliato voi. Devi migliorare. SPAL Fiorentina, siamo... siamo alla tredicesima partita di campionato. Abbiamo di fronte una neopromossa che avrà voglia sicuramente di prendersi dei punti per la salvezza. Ma noi dobbiamo smettere di sbagliare certe partite, perché ci è già capitato. La SPAL è al 17° posto in classifica, noi siamo quarti a 22 punti. Maremma Bucaiola, che classifica! Raga, il Ciolito è il giocatore da seguire perché è il giocatore che ha messo a segno più assist in campionato. Però non è uno di quelli che ha segnato di più. Se non sbaglio Eistrick ha segnato più di lui. Quindi dobbiamo migliorare anche questa statistica, perché voglio il Ciolito sempre più pronto e sempre più cinico lì davanti. Comincia SPAL Fiorentina. Saponara molto bene per Veretout, che può spingere ma sbaglia, poi recupera, fortunato era in pallo. Veretout contro Salamon, la mette dietro per Eiseric, traversa spaventosa. Occhio Viviani, Sportiello, ottimo intervento di Sportiello. Stiamo attenti ancora, poi Bruno Gaspar può allontanare, però la spalla è riuscita a metterci in difficoltà. Benassi, che intervento però. Poi Veretout ha un po' di spazio dentro da Simeone. Simeone dentro per Veretout, che può metterla dentro. Ancora Veretout, si addormenta. Paloschi dentro, attenzione, un nome impronunciabile. Abbiamo preso gol dalla spalla. Ma come diamine è possibile? Svegliamoci raga, svegliamoci. Cioè abbiamo fatto un episodio fa davvero che sembravamo una squadra pazzesca che vinceva tutte. Adesso è arrivato un pareggio, quello contro la Roma. Adesso siamo in svantaggio contro la SPAL. Speravo nel modulo, nel 4-3 offensivo. Molto ovviamente tra un paio di minuti passeremo di nuovo al nostro 4-2-3-1. Qui Tagliafico recupera, Simeone con l'esterno, sbaglia tutto. Recupera tutto Savic, Boye dentro con l'esterno da Saponara, molto bene. Adesso Simeone si sposta la palla, ancora Simeone, bravissimo. Dentro per Eiseric, ha molto spazio, Eiseric! Palo clamoroso! È sfortunata anche la Fiorentina. Veretout larga da Eiseric, prova la finta contro Salamon, se ne va Eiseric fino in fondo. Può metterla in mezzo dove non c'è nessuno. Recupera Tagliafico, dentro da Gaspar, il portoghese Gaspar, non sa chi darla. Prova una giocata, ancora Gaspar, il cross sul secondo palo per Boye, che ci prova, deviata, non la prende nessuno. Dentro per Simeone, adesso ancora per Lucas Boye, se la butta avanti l'ex Torino, accelera, punta la porta, Boye ha la palla sul sinistro e si fa ipnotizzare da Meret. Non ho parlato, dopo una cavalcata del genere non ha potuto far meglio, però doveva. Benassi in avanti, Boye di prima, Saponara, ancora Boye, fino in fondo, Boye ha la palla sul cini. Ma che piedi hai? Ok, ha piede debole 2 stelle, capisco. Ancora angolo, Benassi la mette in mezzo, Tagliafico non ci arriva, poi Gaspar anticipato. L'ultimo uomo è Zecnini, attenzione, buttiamola avanti, Zecnini va a cercare i compagni. Boye, Chiesa, ancora per Lucas Boye, Meret ha preso anche questa. Perdiamo 1-0 contro la SPAL. Davvero irriconoscibile la Fiorentina. Abbiamo perso la voglia di vincere che avevamo nello scorso episodio anche, perché alla fine ci eravamo portati a casa 2 vittorie su 3, se non sbaglio. Perdiamo 1-0 contro la SPAL e diciamo che sono quelle partite che ti fanno perdere la schedina. Mi dispiace tanto raga, mi dispiace tanto, e quindi dato che volevo farvi soltanto 2 partite ma non posso lasciarvi un episodio con una sconfitta e un pareggio,
andiamo a giocarci rapidamente anche la sfida contro la Lazio. Davvero mi dispiace tanto, abbiamo perso 4 punti di overall in questo episodio. Rovinosamente scesi in classifica, per caso siamo al 6° posto. E attenzione al Milan che non ha ancora giocato, adesso siamo al 7° posto perché il Milan mi sa che ha vinto. Cioè non me l'aspettavo raga, non mi aspettavo che in questo episodio successe tutto ciò. Sì va bene il pareggio contro la Roma, ma la sconfitta contro la Spalla assolutamente no. Onore a loro che sono riuscito a metterci parecchie in difficoltà. Comunque adesso è il momento di andare a giocare contro la Lazio. Per concludere questo episodio, tempo sereno, la formazione io lascerei questa. Anzi, cambiamo qualcosa. Raga, la formazione è questa. Giochiamo con 4-2-3-1, soltanto che sto mettendo le due ali un po' più larghe. A destra gioca Chiesa, che è tornato ormai dall'infortunio e ha giocato anche contro la Spalla. Il mister l'ho visto pronto, quindi ha deciso di buttarlo subito in campo. Non ho preso Santoro, purtroppo non è ancora sicuro di firmare per me, e quindi si farà sapere dopo la sfida contro la Lazio. Comunque, andiamo a giocare. Speriamo di fare un'ottima gara. Non dico niente. Unico imperativo, vincere e convincere. Siamo all'Olimpico per Lazio e Fiorentina. Terza gara di questo episodio, veniamo da un pareggio e una sconfitta in casa della Spagna. Dobbiamo assolutamente tornare alla vittoria, dobbiamo farlo da grande squadra e questa è l'occasione forse giusta, anche se giochiamo contro una squadra tosta da affrontare come la Lazio. Tutto pronto, stadio gremito, io non vorrei più perdere tempo. Ci sono stati parecchi cambi di formazione, non tantissimi però un po' sì. Comincia Lazio-Fiorentina. Speriamo che Chiesa torni ad essere il re di questa formazione. Nani la mette in mezzo, Nastasic allontana, poi Lucas Leiva, Maurizio, Nastasic si oppone ancora, Simeone prova a portarsi a spassa Maurizio, ancora Simeone, Bruno Gaspar adesso, Gaspar la finta importante, il portoghese ci prova, Parolo per poco non si fa autogol, calcio d'angolo, la Fiorentina deve rispondere agli attacchi della Lazio, la palla in mezzo, Nastasic, la palla è uscita? Ancora calcio d'angolo, non ho parole, Benassi, la palla ancora in mezzo, Savic, palla ancora alta, di testa siamo impressionanti sui calci d'angolo. Torreira rincorso dopo il calcio d'angolo per la Lazio, se ne va però Torreira, il piccoletto, ancora Torreira, piccoletto soltanto di statura perché è un fenomeno, Torreira dentro la palla per Chiesa, Chiesa scarica dietro, la palla per Marco Benassi che ci prova addirittura, forse era meglio se la passava quella palla. Vitigno prova a girarsi, poi Benassi che intervento dietro, come un killer gli strappa la palla, poi Sisto può andare dopo il passaggio, la giocata importantissima di Sisto, Torreira può allargare il gioco per Bruno Gaspar, fortunato non ci arriva Nani, può andare il portoghese, Gaspar per Chiesa con la punta, benissimo, Chiesa la mette sul secondo palo per Sisto, doveva metterla sul primo per il nostro Simeone. Non è facile giocare contro questa Lazio che continua a cambiare gli esterni, palla in mezzo, molto bene Tagliafico, ottima diagonale, la palla per Torreira, anzi Saponara che si gira bene dentro con l'esterno da Benassi, ottima la giocata di Benassi che può allargare il gioco per Bruno Gaspar, davanti per Chiesa, Chiesa contro Mertesacker, lo salta così, Chiesa può mettere in mezzo, ancora Chiesa e poi ci prova addirittura dopo il cross bloccato da Mertesacker, ci ha provato Federico Chiesa, Benassi vede Sisto, bella palla in profondità, Sisto col pallonetto, che gol importantissimo e bellissimo, pione Sisto e va a risultare davanti al settore ospiti, 1-0 Fiorentina, la sblocca lui, pione Sisto, l'uomo arrivato al posto di Cyril Terreau, 1-0 Fiorentina, che assist di Benassi, ma che precisione di Sisto che si inserisce come un fulmine alla spalla della difesa avversaria e poi con questo tocco delicato la mette sopra la testa di Stracoscia, 1-0 Fiorentina, pione Sisto, segna lui. Siamo più o meno lì perché il posto palla è simile e anche i tiri, davvero bellissima partita, però siamo avanti noi e questo è l'importante. Occhio il lancio per Immobile, Bruno Gasparra che è tornato, Benassi, adesso Saponara dentro da Simeone, Simeone nel momento di Saponara, che inserimento, Saponara se la butta avanti ma non riesce a metterla sopra Stracoscia, voleva il pallonetto anche lui, ma è stato anticipato dal portiere albanese. Sisto va, aiuta anche in fase difensiva, poi Benassi, ancora Sisto, dentro da Saponara, in avanti per Simeone che sbaglia tutto, non va sulla palla e la fa scorrere, poi la recupera la difesa avversaria, attenzione Vitigno, salta l'intervento scivolata di Nastasic, poi Tagliafico, l'argentino torna ma il brasiliano gliela strappa con un fallo. Bruno Gaspar, Chiesa, non sa chi darla, dentro col tacco per Saponara che la gira così
il suo avversario, ancora Saponara, la mette, sbaglia tutto, aveva fatto tutto perfettamente. Il mister ci crede, però fa tre cambi, Chiesa, Torreira e Sisto per Esterik, Veretout e Zecnini. Ci basterebbe soltanto fare un po' di possesso palla. 89esimo, abbiamo un obiettivo, tenere questo risultato. Tagliafico, dentro per Zecnini che ha molto spazio, può andarsi in Zecnini, uno contro uno. Serve Simeone, Simeone ancora per Zecnini, posizione regolare, corre lui, Zecnini, prova la giocata, ancora Zecnini, non sa chi darla, scarica col tacco, per Tagliafico che la mette un secondo palo, per Esterik, chiusa qua, 2-0, la Fiorentina chiude il match così, che vittoria, la partita giocata alla grande, non soltanto per la vittoria, perché lo dico quando gioco bene ma perdo. Qui davvero una gran gara giocata alla grande dalla Viola in trasferta. Abbiamo piegato in due la Lazio. Davvero Zecnini strepitoso. Poi assist di Tagliafico per il destro al volo di Esterik. Ed è chiuso quel match. E comunque i cambi a 5 minuti della fine sono serviti a chiudere la partita e a darci tranquillità per gli ultimi istanti. Finisce qua 2-0, davvero sono molto soddisfatto e lo sono anche i tifosi della Fiorentina. Una vittoria che ci fa respirare e ci dà ovviamente morale. Queste sono le statistiche, non male direi. Allora andiamo a guardare la classifica. Ci troviamo in questo momento al quarto posto ancora, ad un punto dalle prime due, davvero un rendimento pazzesco per la Viola che è lì dove deve stare, in zona Europa. Raga, il video è finito, vi chiedo di lasciare un bel pollice in su se non l'avete ancora fatto. Andate a vedere il video di questa bellissima, comunissima sedia, quindi è uscito ieri sul canale, andate a vederlo perché per me è un video anche piuttosto divertente. Massimo supporto, via i commenti qui sotto, rispondete alle domande che trovate qui in alto nelle schede, fatemi sapere cosa ha bisogno questa Fiorentina per continuare a far così bene, perché secondo me raga non possiamo di certo lamentarci, siamo lì in alto e dobbiamo starci ancora per molto. Farò altri due episodi penso prima dell'inizio del mercato e poi cominceremo il mercato di riparazione. Raga, adesso tutto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina perché è importantissimo, ma soprattutto seguitemi su tutti i social, fate meme se vi va divertente, taggatemi su Instagram, pubblico quelli più belli. Adesso è tutto, un abbraccio a tutti e noi ci vediamo più tardi con un prossimo video. Non mancate, mi raccomando.